Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Essere leader nell'informazione locale significa molto di più che diffondere notizie. Significa essere vicini, conoscere, interessarsi e amare appassionatamente i territori che serviamo. Netweek, la voce autentica della tua città. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di ETV. È un vero disastro idrogeologico quello che nelle ultime 24 ore ha colpito il territorio bolognese. Dedicheremo a questo argomento naturalmente l'intero nostro telegiornale. Solo nella serata di ieri, pensate, è caduta la quantità di pioggia che equivale alle precipitazioni medie dell'intero mese di ottobre. L'episodio più drammatico a Botteghino di Zocca, nel territorio di Pianoro, dove un ragazzo di appena 20 anni, Simone Farinelli, è morto trascinato dalla piena del torrente Zena mentre era in macchina col fratello, che invece si è salvato. Ma sono migliaia le persone sfollate nel territorio e anche di più quelle che hanno subito pesanti danni per gli allagamenti di cantine, garage e negozi, allagamenti in gran parte causati dalle esondazioni di canali e corsi d'acqua come il Ravone. In città di questa emergenza che non è ancora terminata, anche se l'ondata di maltempo si sta attenuando, parleremo anche in uno speciale TG in onda su ETV questa sera alle 21, condotto da Massimo Ricci. Intanto andiamo a vedere nel primo dei nostri servizi il punto di quello che è successo appunto nelle ultime 24 ore. La notizia più tragica nel disastro che ha colpito il bolognese è quella che arriva da Pianoro, dove il maltempo ha causato una vittima, Simone Farinelli, un ragazzo di appena 20 anni, il cui corpo senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo che la sua auto è stata travolta dalla piena del torrente Zena, Botteghino di Zocca. Originario di Brescia, abitava da tempo a Ozzano Emilia. Ieri sera, col fratello più grande, aveva raggiunto in auto il paese dell'Appennino bolognese, dove abita il compagno della madre, quando sono stati sorpresi dall'acqua del torrente, mentre il fratello riuscito a liberarsi, a dare l'allarme, Simone non ce l'ha fatta. Ma è stata una notte drammatica in tutto il nostro territorio. La fase più critica è cominciata verso le 21, quando in città il solito Ravone è esondato in più punti, allagando non solo via Saffi e dintorni, ma anche via Andrea Costa, sott'acqua anche tutta la zona Saragozza e San Mamolo. Guarda qua, mio Brizio. Ha rotto il Ravone, bastardi, pulitevi i fiumi, pulitevi, guarda che roba! Fiume d'acqua anche in via Rivareno, dove è esondato il canale che è stato recentemente scoperchiato per i lavori legati alla linea rossa del tram. L'acqua è arrivata all'ingresso dei portoni delle case e ha invaso i negozi. Questo è via Sabottino, davanti al negozio, davanti alla CSI. Su Bologna nelle ultime ore sono caduti 160 mm di pioggia, 122 dei quali fra le 13 e le 23 di ieri, secondo i dati rilevati dalla postazione di monitoraggio vicino a via Saffi. Il momento più critico fra le 19 e le 23, quando sono caduti 74 mm di pioggia, l'equivalente delle precipitazioni medie dell'intero mese di ottobre. In varie parti della città ci sono stati blackout elettrici, molte strade sono state chiuse, in pieno centro è stato evacuato il cinema Modernissimo. All'Unipol Arena di Casalecchio, dove c'era il concerto di Umberto Tozzi, è intervenuto il sindaco per spiegare al pubblico che le persone sarebbero dovute restare all'interno del Palasport per un paio d'ore dopo il termine del concerto per non riversare traffico sulle strade bloccate. Ribadisco, la situazione non è problematica qua, lo facciamo per tenere tutti in sicurezza. E questa è una decisione concordata con la prefettura.
finita la pioggia, in mattinata i disagi sono proseguiti, si spazza il fango, si puliscono i marciapiedi, gli ingressi dei negozi e delle case. Ancora tante le strade, i sottopassaggi impraticabili. In Borgo Panigale c'è il distributore dell'IP, guardate che lavoro, e sta cominciando a piovere un'altra volta, sono le macchine sott'acqua. Impressionanti le immagini di quello di Viale Sabena alle spalle dell'ospedale maggiore. Le immagini che abbiamo visto erano realizzate attraverso un drone. La Val di Zena, come abbiamo detto in apertura, territorio di Pianoro, è stata ancora una volta martoriata dal maltempo e ha visto anche l'episodio più tragico, la morte del giovane Simone Farinelli, trascinato dalla piena del torrente mentre era in macchina. Noi questa mattina siamo andati sul posto. Fabrizio, siamo al botteghino di Zocca, un po' l'epicentro almeno del bolognese di questa ennesima alluvione. Cosa ci può raccontare di questa nottata appena passata? È stato questa notte un'apocalisse. A un certo punto ho iniziato a sentire mia sorella, che la vedete qua di dietro, urlare. E entrava l'acqua dappertutto, un fiume, più che altro un rio. Noi abbiamo il rio Caurinzano qui sulla mia destra, che è secco 9 mesi all'anno, ripeto, è secco 9 mesi all'anno. Ci siamo trovati che ha passato un muro di sasso serena, quei sassi che abbiamo messo noi 35 anni fa quando abbiamo costruito la casa, di 4 metri, ne è venuto sopra di altri due metri sopra. È stato un macello, tutto il paese è in ginocchio e peggio ancora, è peggio della prima volta dell'anno scorso. Questa volta c'è stato anche un decesso, un morto, un giovane di 20 anni. Purtroppo l'ho vissuto in diretta e mi piange il cuore, è un ragazzino eccezionale, una bravissima persona, tutti i pomeriggi quando arrivava a scuola si fermava da me. E quando è arrivato suo fratello qua, che sono stati colti da questo, io credo, ondata di acqua del fiume che gli è arrivata all'improvviso, sono stati travolti, il più grande si è salvato, è arrivato qua, abbiamo cercato di muovere tutti, chiunque che ci venisse a dare una mano, devo dire la verità, pochi mezzi adatti, botteghino, ho paura che sia una frazione, lo so che è solo una frazione, ma pochi mezzi adatti. È già la seconda volta che ci lasciano senza niente e quando arrivano gli anfibi l'acqua è già andata via. Vedremo nel corso del TG la situazione in altre zone del bolognese. Ora torniamo però in città, dove una delle zone più colpite è stata senza dubbio quella fra via Andrea Costa e via Saffi, dove il Ravone è esondato in più punti. Abbiamo raccolto già durante la serata di ieri alcune testimonianze fra i cittadini. Abitiamo al piano alto, sì. Quindi siete un po' più tranquilli? Sì, però non è una cosa normale vedere una città così. Siamo scesi un po' tutti con delle scope per aprire dei tombini e fare confluire l'acqua, perché sta arrivando da via Sabutino Andrea Costa. Essendoci il Ravone da quelle parti, in via Sabutino c'era il canale anni fa sotto, evidentemente è andato, no, è uscito sì, da lì là. Prima deve aver svuotato in via Saffi, poi però si è fermato e si vede che poi è andato fuori più su. Piena viene giù da via Pasubio e si incanala su via Vittorio Veneto. Fino all'incrocio con via Gorizia. Situazione critica? La situazione è molto critica dal mio punto di vista. Mi fa pensare che quelle cose che dovevano essere fatte non sono mai state fatte, oppure si è sperato nell'aiuto del buon stellone. È da 2 anni a questa parte che abbiamo queste problematiche. Evidentemente qualcosa non è stato fatto, oppure non è stato preso nella giusta considerazione. Voi avete questa attività qua in Vittorio Veneto, siete venuti a mettere dei sacchi di sabbia? Sì, quelli che hanno fornito lì all'angolo, però forse ne portano anche di qua, speriamo. Situazione critica? Sempre di sì.
La situazione è gravissima, nel senso che era prevedibile che una disgrazia del genere dove si doveva avverare. Com'è la situazione qui nelle vostre cantine? Le cantine stanno allagando, quindi aspettiamo che vengano i vigili del fuoco a toglierci l'acqua. Grazie. Oggi le piogge si sono attenuate, ma permane una situazione di emergenza in molte zone del nostro territorio, in particolare nella Bassa, grosse criticità a Molinella, dove oggi pomeriggio sono stati evacuati ben 540 residenti della frazione di Selva Malvezzi. La preoccupazione è che l'abitato, circondato dall'Idice e dalla Quaderna, resti isolato se l'Idice appunto dovesse rendere inagibile il ponte Boscosa, che è l'unico ancora in piedi. Anche a Sala Bolognese ci sono state grosse difficoltà e c'è anche chi per sfuggire all'acqua ha portato con sé in salvo sul terrazzo di casa anche gli animali del proprio allevamento, perfino le capre e i conigli. Tra i tanti interventi di soccorso delle ultime ore nel bolognese devastato dal maltempo c'è anche quello portato a termine dai vigili del fuoco nella zona di Monte Renzio in Appennino, quindi problemi anche in montagna. Una famiglia con un bimbo di appena 3 mesi, stiamo vedendo proprio le immagini degli stessi vigili del fuoco, era rimasta bloccata nella loro casa isolata a causa di una frana nella zona appunto di Monte Renzio. Vista la situazione, vista l'età del piccolo, un neonato appunto di appena 3 mesi, i pompieri sono intervenuti con l'elicottero e hanno portato in salvo l'intera famiglia. Torniamo in città, in particolare nella zona fra via Rivareno e via Lame, un'altra zona particolarmente colpita dal maltempo, perché ieri sera è esondato il canale che proprio recentemente, poche settimane fa, è stato scoperchiato per i lavori legati alla linea rossa del tram. L'acqua è arrivata all'ingresso delle case e ha invaso anche i negozi. È già diventato virale lo sfogo ai nostri microfoni del titolare della farmacia che si trova proprio all'incrocio fra via Lame e via Rivareno. Sentiamolo. Ieri sera qui c'era un fiume d'acqua, qui, che veniva giù di qua e voltava giù per via Lame. Tanto così di acqua, una persona è caduta, non riusciva neanche più a tirarsi su dalla corrente che c'era, va bene? L'acqua è entrata dappertutto, qui è pieno di fango, io sotto un magazzino pieno di merce, l'acqua è arrivata fino a qui. Va bene? I mobili sono nel soffitto. Io non so come fare. Il sindaco dovrebbe responsabilmente dimettersi. Ho finito. E sempre a Bologna città, un'altra delle zone più colpite è stata quella di via Andrea Costa e dintorni, dove il ravone ha allagato non solo le strade ma anche case e cortili, distruggendo alcune auto, per non parlare dei danni alle attività commerciali. Noi oggi siamo andati sul posto a raccogliere le voci di residenti e commercianti. È esondato lì, è esondato e ha allagato tutte le case fino a tutto il primo piano. Il ravone sempre? Sì, il ravone, stanotte. Un danno enorme. Un danno enorme. Le case sono 6, non sono agibili. Adesso le chiuderanno. 6 case non agibili? 6, sì. Casa del materasso via Andrea Costa, un disastro. Di più. Non sappiamo dove mettere le mani. È stata una cosa proprio brutta. Voi avete tessuti, materassi? Tessuti, materassi, tutto bagnato, tutto da buttare. Il bar Venezia di via Andrea Costa. Abbiamo le cantine con 2 metri d'acqua, tutto allagato. Adesso c'è tutto il fango, tutti i suppellettili, tutti rotti, scanzie distrutte. È la seconda volta. Evidentemente i lavori che sono stati fatti in precedenza hanno solamente messo una toppa e basta. Adesso siamo messi così. Guardate che casino che c'è. Eurotelefonia via Andrea Costa. Siamo messi come sempre, abbandonati. Ci stiamo arrangiando per poter pulire la strada. Ma il problema si ripete a distanza di un anno. Per me è uno scandalo. L'amministrazione dovrebbe fare qualcosa. È esploso il torrente nell'interno di questo condominio qua, quindi tutte le cantine pianterreni sono allagati. Sono due
palazzi che hanno avuto il peggio, perché l'acqua ha spinto le macchine contro i bordi dei cortili interni e quindi l'acqua è tracimata fuori. Luca Doristano abita proprio qui, a due passi da via Andrea Costa, un disastro. 20 metri, 20 metri c'è via Andrea Costa, 20 minuti. 20 minuti è stato l'apocalisse, praticamente il cortile si è riempito d'acqua, qui praticamente si è riempito tutto l'androne, qui c'è una famiglia di filippini con una bambina di 3 mesi che è stata soccorsa dagli inquilini del palazzo, io ero fuori che collaboravo con i vigili del fuoco per far sfondare i portoni in modo tale che l'acqua potesse defluire per evitare rischi maggiori alla stabilità del palazzo, perché il problema ieri stanotte è stata la stabilità del palazzo, perché sotto era tutto inondato d'acqua, sotto ci sono le cantine di questo palazzo che sono 6 numeri civici, tutte le cantine erano completamente allagate, 3 metri, più 1,40 metri d'acqua nell'androne. Una cosa così è assurda, sicuramente ci sono delle responsabilità, assolutamente, ma anche il discorso della climatologia e la quantità d'acqua che è caduta in così poche ore, così copiosa, sicuramente non ha agevolato la situazione. 24 ore d'inferno, così Matteo Lepore, sindaco di Bologna e dell'intera area metropolitana, ha sintetizzato quanto vissuto dalla nostra città e dalla nostra provincia nelle ultime ore. Questa mattina Lepore ha incontrato i residenti di via Andrea Costa, poi nel pomeriggio ha incontrato invece la stampa, annunciando la richiesta dello stato di emergenza, ha chiesto anche unità istituzionale per mettere in sicurezza il territorio. È andata per noi Sara Ferrari. Sono state 24 ore d'inferno, così le ha definite il sindaco di Bologna Matteo Lepore le ultime ore trascorse a Bologna, segnate dai pesanti danni provocati dall'alluvione, dalle esondazioni dei torrenti Ravone in particolare e anche Aposa. In poche ore, 6 ore, sono caduti oltre 160 mm di pioggia e la quantità di 2 mesi di pioggia nel mese autunnale, ha spiegato il sindaco Matteo Lepore, che nel pomeriggio ha incontrato la stampa per fare il punto sulla situazione. E una pressione dell'acqua così forte e così imponente da fare saltare le tombature, in particolare del Ravone che abbiamo visto esondare e fare grandi danni in via Andrea Costa in particolare. E questa mattina appunto il sindaco Lepore si è recato in via Andrea Costa per incontrare i residenti e i commercianti che sono impegnati nel liberare le cantine, i garage da fango e acqua. E grazie alla polizia locale e alle altre forze dell'ordine, ha detto il sindaco, sono state salvate e tutelate 500 persone che sono state fatte evacuare a Bologna, sono state circa soltanto 11 quelle collocate in albergo, le altre sono state ospitate da parenti ed amici per far fronte a queste ore di grande emergenza. Sono 2500 gli sfollati in tutto nell'area metropolitana di Bologna. Il sindaco ha espresso solidarietà, vicinanza e commozione per la scomparsa del ragazzo di 20 anni che ha perso la vita a Botteghino di Zocca a seguito appunto dell'alluvione. A questo punto vi facciamo sentire il primo intervento del sindaco Lepore ai nostri microfoni. Noi abbiamo avuto in sole 6 ore più di 160 mm di pioggia, che significa un quantitativo che cade in 2 mesi. Tutti i fiumi, i torrenti che attraversano la città hanno creato problemi, da Savena fino al Navile, passando per il centro storico. Sono saltate le tombature, le fognature, questo significa che la pressione dell'acqua è stata fortissima, in grande quantità, ma soprattutto il suolo non ha retto, perché era già imbevuto dell'acqua delle settimane scorse, quindi la parte collinare, avete visto San Mammolo che è stato inondato dall'acqua che scendeva dai colli, davvero con grande forza, così come tutta la linea del Ravone è esplosa di fatto, sono esplose le cantine, i garage, i negozi, proprio perché il cassone del Ravone ha fatto pressione e compresso l'acqua. Questa cosa è avvenuta in modo diverso su Rivareno, dove la scopertura del canale ha permesso all'acqua di sprigionare la propria pressione in modo diverso e quindi abbiamo avuto meno esplosioni nel sottosuolo, nelle fognature, ci sono comunque stati danni perché l'acqua è uscita, ma dobbiamo renderci conto che i canali della città servono proprio per raccogliere l'acqua dei rii e dei torrenti come il Ravone o come l'Aposa, che quando scolmano vanno nei canali e questi poi sfiatano, quindi è molto importante a questo punto che si mettono gli investimenti e le scelte che servono per la sicurezza totale del nostro territorio. Infine il sindaco, appunto, come abbiamo sentito, ha invocato alla massima unità istituzionale per far fronte a queste emergenze e mettere in campo i primi interventi urgenti per far fronte agli effetti del cambiamento climatico, e ha ringraziato anche i bolognesi per la tenacia mostrata in queste ore molto difficili.
Abbiamo sentito oggi pomeriggio anche la presidente facente funzione della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, che è intervenuta in diretta nel nostro speciale andato in onda appunto nel pomeriggio. Priolo ha ribadito come sia stato fatto tutto l'ordinario per la gestione idrogeologica, ma quello che è successo evidentemente non è ordinario. Sentiamo. La situazione più critica l'abbiamo avuta a partire dalle prime ore di ieri, soprattutto stanotte, devo dire nel comune di Pianoro, con questa piena di idice che poi dopo si è propagata, come dicevo, raggiungendo livelli anche di un metro superiori all'alluvione del 2023, quindi l'idice ha raggiunto livelli importantissimi, tant'è che a monte ha avuto queste criticità a Pianoro e a valle a Budrio. Quindi insieme al sistema di protezione civile, al capo dipartimento e alla prefettura stiamo coordinando tutte le operazioni. Ovviamente mentre si fanno queste operazioni si provano già anche a fare i cantieri di ripristino per quanto riguarda i corsi d'acqua, però sono entrati in crisi soprattutto anche le reti urbane di scolo, perché ovviamente questi quantitativi non riescono a stare dentro le infrastrutture, perché oggettivamente è venuta giù una quantità d'acqua molto importante e che non sta nelle infrastrutture, soprattutto quelle naturali, dal punto di vista proprio del volume di piena che abbiamo sopportato. Sono andati in difficoltà gli affluenti sia in sinistra che in destra Reno, ma quando tu hai un bicchiere d'acqua che ti tiene 75 centilitri e in realtà te se ne riversano sopra 5 litri, non ci stanno dentro il bicchiere. La verità è questa, questi quantitativi, queste piogge, se a Cassenaso abbiamo raggiunto un metro aggiuntivo rispetto a maggio del 2023, un metro di franco di fiume, sono numeri impressionanti, perché già a maggio del 2023 era il record storico. Quindi non basta più l'ordinarietà, la stiamo facendo, poi so che faranno le polemiche, è naturale quando ci sono eventi di questo genere, è comprensibile e capisco i cittadini, ma noi l'ordinario lo stiamo facendo, ci serve lo straordinario, ci servono opere speciali, quest'acqua la dobbiamo conservare in infrastrutture apposite. A volte le parole, i commenti di chi fa informazione non servono, perché bastano le immagini. Ora infatti vi mostriamo una carrellata di video riferiti a quello che è successo nelle ultime 24 ore in varie zone di Bologna e della provincia, immagini che testimoniano anche l'impegno delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia locale, oltre naturalmente a vigili del fuoco e protezione civile, che stanno aiutando le persone in questo momento difficile. Andiamo a vedere allora le immagini. Ah, là c'è la mia macchina.
immagini che davvero non hanno bisogno di commenti. In chiusura alcune informazioni che speriamo possano essere utili. Permangono pesanti disagi alla viabilità, ovviamente in tutto il territorio. Dagli ultimi aggiornamenti in città, a Bologna risultano ancora chiuse le seguenti strade, fa sapere il comune: via dei Colli, via Ravone, via Gobetti, un tratto del Meloncello, e poi chiuse per allagamenti via della Ghisiliera, via Sabotino, alcuni tratti della rotonda vicino all'aeroporto, via Triunvirato, viale Sabena, come abbiamo visto, la rotonda Romagnoli, un tratto di via Andrea Costa e la rotonda Croce alla fine di viale Togliatti. Il comune ha fatto sapere che sia per la giornata di oggi che per la giornata di domani, lunedì, sono sospesi tutti i controlli telematici con le telecamere Sirio e Rita sulle strade di Bologna, comprese le preferenziali, la ZTL, compresi anche gli autovelox, così fa sapere il comune di Bologna, che continua a raccomandare di utilizzare le auto soltanto per spostamenti necessari. Vi ricordiamo anche che a Bologna domani sono chiusi i nidi e le scuole di ogni ordine e grado per consentire le verifiche e garantire la sicurezza, così ha deciso il comune. Scuole chiuse anche a Budrio, mentre sono aperte a San Lazzaro, dove le lezioni sono sospese solo negli istituti superiori. Fra le altre località dove le scuole saranno chiuse domani c'è la località di Selva Malvezzi, che come sappiamo è stata interamente evacuata, ordinanza di chiusura in questo caso della scuola dell'infanzia per l'intera giornata del 21 ottobre. È tutto per il telegiornale, vi ricordo però che TV continuerà ad occuparsi di quello che è successo nel bolognese nelle ultime ore in uno speciale TG in onda a partire dalle 21. Intanto grazie per essere stati con noi, buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it, e ti connetti con la realtà che ti circonda.